perché noi stiamo mettendo quello che nessuno deve dire. Allora questo, quello è un altro discorso, quello è un altro, è un'allerta medio del Ministero della Salute ed è un discorso. Questo è un altro, un testo unico del regolamento capitolino. Sono, non potete non conoscere. Non possono esercitare, stanno qua, hanno circolato con la temperatura sopra 35 gradi. Ed è prevista una sospensione di licenza per 3 mesi. Mandate, solamente io adesso un po' di 34 gradi, questo qua, 34 gradi. Ma non le fa pure di più. 34, non ci sono 70 gradi. È differente, è il regolamento comunale. Questa è la deliberazione 168, ma non sono io che lo devo spiegare a lei. Questo è grave, io non lo devo spiegare questo. Io devo chiamare i carabinieri forse tu vorrei, lei vorrebbe che gli mettesse mano addosso, ma non succede e lei non sta tenendo sotto controllo. Ci sono 3 signore che non sono in grado di gestire la situazione. Per favore li fa allontanare, noi siamo un servizio pubblico, ci sono anche 3 signore da ci stanno minacciando, per favore fate che cosa, noi stiamo lavorando nel giù, va bene, allora facciamo così, adesso chiamiamo il veterinario, lei se ne occuperà delle spese se il cavallo sta bene, se sta male le pago io, ce ne stanno veterinario due, chiamiamo un veterinario comunale. Sono un insegnante di cavalli, ma lei? Non sa mai come fa. Ah sì, okay. Ma è vero che è ignoranza, lei che ne sa. Sì, comunque non dovete istigare le persone. Comunque non istigate le persone. Sì, ho capito. Però qui non dobbiamo arrivare allo scontro, alla rissa come l'altra volta. Dobbiamo far rispettare la legge. È questo il punto. Non arriviamo allo scontro. Non interessa, però siccome l'ultima volta c'è stato uno scontro con una rissa, con un certo di commissione, vogliamo evitare questo questa volta. Sì, sì, tra un pochetto sì. Loro stanno andando adesso. Un'ora che passa, la temperatura scende, ovvio, questa sera non arriverà ai 35 gradi. Intervenire su l'identificazione dei vigili urbani. Questo. Loro stanno facendo missione di servizio, di altri uffici. Loro non stanno all'identificazione. Ma succede come è sempre successo da 50 anni a questa parte. Vogliamo cambiare l'Italia, iniziamo a far rispettare le regole, le norme. Non le stiamo facendo rispettare. No, perché ci sono le regole, ecco, questo non conoscono, questa è una determinazione comunale, loro lo conoscono, non lo conoscono. Esatto, e l'abbiamo già sottolineato. Un'ora, non c'è la targa, non ce ne sono le segnaletiche, non c'è la telefonia. Signora, questo è suo, giusto? Guardi, ho il termometro sulla carrozza, lo vado a prendere, 32 gradi. Ecco, allora già ci hanno dei termometri falsati, uno 32 e uno 35, com'è sto fatto? Perché dipende da dove tirate il termometro. Questo termometro. Allora, non gli posso vietare di non stare sulla piazza, è loro. Non vi date fastidio. Infatti, per cortesia, state lontani. Gli uni dagli altri, no, dobbiamo anche lavorare. Io devo lavorare, allora che loro non so se devono lavorare. Io sì, io ho le tasse da pagare. Ma così coraggiosi siete, eh? Così coraggiosi. Forti con i deboli e deboli con i forti, eh?
Polizia, dite qualche cosa a stasera. Dite qualcosa al signore che prima se l'è presa con mia figlia di 14 anni, ha fatto la foto a lei. Non ho fatto le foto. Stava così. Le foto mi fate la consultazione di è minorenne, si è permesso anche di rivolgere la parola alla bambina. Io l'ho detto io che minorenne deve andare. Il divieto di suonare e l'obbligo di suonare per la distanza. Non vedo niente tutto ciò. Questo è una regola per tutelare gli animali. E non c'è. Lei ha visto però. Però le carrozze devono essere dotate di sistemi di sicurezza, anche questo non ce l'hanno attualmente. Quali sono i sistemi di sicurezza? Previsti dal codice della strada. Lei sono dotate di sistemi di sicurezza. In parte sì. In parte no. Cosa vuol dire in parte? Perché non ho tempo? Perché non un veterinario equestre? Perché non ce l'abbiamo comunque. Vabbè, però questo è un problema. Lo so, tante cose. C'è adesso una commissione che si riunisce tre volte all'anno e la quale deve fare una copia, un racconto. Cioè, ma se non c'è la commissione, che copia possono fare? Adesso che non c'è la base. La lei ci ha provato a chiedergli, però se loro hanno un foglio che dichiara che lui oggi può uscire, che questo cavallo c'era prima il veterinario che l'ha dichiarato. Dove? Quando? Non c'è il veterinario e non hanno potuto chiamarmi. Stiamo facendo dei controlli. No, ma i controlli li fate sempre quando ci siamo noi, però non li fate quando non ci siamo. Lei va in ufficio e chiede quanti possono essere fatti i controlli, se deve danno. Ma tutte quelle carrozze con 5 persone a bordo, con numero eccedente, che le scontiamo noi con le telecamere, voi neanche una avete sanzionato, com'è possibile? Siete 8.000 dipendenti, no, 7.000. Ma non è così, ma la realtà è questa. Benissimo, ma neanche uno, forse qualche animalista l'ha vista di regolarità e poi non il suo ragionamento perché è veramente. Lavorate per le botticelle, però allora neanche per quelli che vendono irregolarmente su piazze di Spagna. No, è vero, io c'ho ragione, perché guardi, io lo pago anche il suo stipendio. Scusate, continuiamo i controlli. Ah, va bene, quali controlli? Lui è quello del video. Siete circondati da tutte donne. Allora lei ascolta, dico voglio e non vede tutte queste irregolarità. Qua c'è una serie di irregolarità, queste non le vede. Il servizio dall'altra parte sono sentito solo quello che uno ha detto che ho sentito questo perché lei sta facendo una provocazione. Ma non è una provocazione, lui è il famoso collega, Luciano le ha spiegato tutto. Basta, è finito lì. Ma io credo benissimo. Nessuno controlla niente. Che gli abbiamo detto che lei ha torto? No, ma state favorendo loro, state solo favorendo l'irregolarità. Stiamo favorendo nessuno, stiamo cercando di mantenere un clima e sereno. Ci lamentiamo che l'Italia va su banda lo sfascio. Se lei allora vuol continuiamo a andare così, continuiamo a chiudere gli occhi e non vedere quali sono i problemi. Io non l'ho mai chiuso neanche ma ai deputati. Non è chiuso, tutti dicono così, 60 miliardi la corruzione in Italia. Io ho le prove per dirle, ho le prove. Sono tutti corrotti e lei che prove c'ha? Lei che prove c'ha? Io le porto un dato. Ecco, io le porto i miei. Luigi Giampaolino, presidente della Corte dei Conti, 60 miliardi gli italiani pagano ogni anno per la corruzione, esatto. Per colpa vostra, sì, per colpa dell'amministrazione, esatto. Per colpa dei politici, colpa 60 miliardi di euro che pagano gli italiani, che per colpa anch'io, vostra, mettiamocelo in testa, e l'Italia sta andando allo sfascio perché c'è questo sistema. Ognuno chiude il proprio occhio, sì. È questa la verità. Qua è pieno di irregolarità, qua ci sono delle infrazioni al regolamento comunale e voi non state facendo niente. Questa è la verità. Tutti siete colpevoli, tutti siete. Voi chiedete ai cittadini di cambiare l'Italia, siete voi il cancro, siete voi il cancro. Allora scagli la prima pietra chi non c'ha niente, vorrei vedere lei. Siete voi il cancro.